Dal Vangelo di Matteo. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Fratelli e sorelle, nell'immaginario collettivo, sentir parlare di Quaresima fa pensare immediatamente a qualcosa di pesante, di lungo, di difficile da sopportare. Sarà perché la Quaresima si apre con l'imposizione delle ceneri sulle nostre teste? Sarà perché nella pagina della prima lettura del profeta Gioele il Signore ci invita a tornare a Lui con pianti, digiuni e lamenti? Ma il Signore ci invita a tornare a Lui non perché noi siamo tristi, ma perché noi possiamo trovare la gioia, perché noi possiamo trovare la felicità. Questo è ciò che il Signore vuole da noi che siamo i Suoi figli. Perciò ci chiama beati. E la pagina del Vangelo di questa giornata, mercoledì delle ceneri, ci richiama ad alcune caratteristiche fondamentali che noi dobbiamo fare nostre proprio perché la Quaresima sia un percorso verso la felicità, verso la gioia, verso la pienezza della vita, rappresentata dal mattino di Pasqua, dal mattino della risurrezione, della vita nuova, appunto. Il primo suggerimento che il Vangelo di oggi ci dà è non vivere per la giustizia degli uomini, non avere come punto di riferimento gli uomini, ma tornare al giusto punto di riferimento di ciascuno di noi, che è Dio e il suo sguardo che si posa su di noi. Infatti, se da una parte a tutti quanti noi piace essere ammirati, amati, considerati, valorizzati dagli uomini, dobbiamo evitare che tutto questo diventi per noi un idolo, che possa portarci anche ad alcuni compromessi, ad alcune scelte che non sono secondo la verità e non sono secondo la carità. Per darci la possibilità di avere come punto di riferimento il Signore stesso, la Quaresima ci invita a valorizzare tre caratteristiche tipiche di ogni spiritualità e di ogni religione: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. L'elemosina è, secondo il nostro modo di vedere, dare qualcosa ai poveri, ma il concetto dell'elemosina intesa così non è tipicamente biblico. Questo concetto, in questo modo, è del tutto escluso dall'Antico Testamento ed assente anche nel Nuovo Testamento, perché nel pensiero di Dio, nel pensiero di Gesù,
Non ci dovrebbe essere bisogno di far scendere dall'alto qualche spicciolo nelle mani dei poveri. La volontà di Dio è che ci sia un mondo in cui dell'elemosina non ci deve essere bisogno, perché nel mondo pensato da Dio siamo tutti figli e siamo tutti fratelli, e perciò nessuno deve essere nella povertà, nessuno deve essere nell'eccessiva ricchezza. La condivisione deve essere il giusto modo di intendere la vita. L'elemosina perciò è positiva, ma è provvisoria. Serve finché non realizziamo, nella fede e con l'impegno umano, questo nuovo mondo pensato da Dio, finché non incarniamo anche su questa terra il regno del Signore Gesù. Il secondo caposaldo della Quaresima è certamente la preghiera. La preghiera che ha due dimensioni, una pubblica e una privata. Era così ieri ed è così anche oggi. Gesù dice ai suoi ascoltatori di fare attenzione a non mettersi in evidenza quando pregano, di non farlo nelle piazze, di non farlo per essere ammirati dagli uomini. Oggettivamente oggi questo rischio non si corre. Se preghiamo, ognuno di noi cerca di farlo in modo molto riservato, davvero nel segreto. Spesso infatti ci vergogniamo di esprimerci nella preghiera davanti agli altri. Se siamo in un ristorante, a cena o a pranzo e dobbiamo farci il segno della croce, forse questo ci fa addirittura problemi. Nell'antichità, al tempo di Gesù, non era così. Le persone pregavano in modo evidente per essere lodati dagli uomini, per essere ammirati dagli uomini. Lo facevano alle 9 del mattino, alle 3 del pomeriggio, che erano gli orari in cui nel Tempio si offrivano i sacrifici. Il Signore ci dice: evitate. Non correte il rischio del fariseo che sale al Tempio a pregare insieme con il pubblicano e giudica il pubblicano ed è convinto di essere nella posizione migliore davanti a Dio. Quella sua preghiera è del tutto inutile, non serve a nulla. La preghiera deve essere fatta perché ci mettiamo in contatto, in dialogo con il Signore, come un innamorato fa con la sua innamorata. E perciò non ci deve essere un obbligo per la preghiera. La preghiera deve venire spontanea, proprio come ad un innamorato viene spontaneo stare molto tempo con la sua innamorata. E la preghiera deve essere fatta prima ancora che di parole, di ascolto, di tempo trascorso insieme, sia a livello comunitario, sia per noi ad esempio nell'ascolto della parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucarestia, fonte e culmine della vita di ogni credente, sia dal punto di vista personale. Quella personale dobbiamo farla ricercando i tempi e i modi migliori, proprio come faceva Gesù, che andava nel deserto, andava sui monti, nelle prime ore del mattino, durante la notte, per trovare il momento migliore e stare di fronte a Dio suo Padre. Naturalmente non sempre potremo fare questo e allora dobbiamo saperci ritrovare tempi e spazi anche nella quotidianità della nostra vita, anche stando in mezzo alle persone, eventualmente sapendoci estraniare dal contesto nel quale siamo inseriti. Ed infine il digiuno. Anche questo è un punto di riferimento fondamentale per tutte le religioni. I farisei addirittura digiunavano due volte la settimana, ma anche a questo caposaldo Gesù non dà troppa importanza. Nel Vangelo soltanto due volte Gesù parla del digiuno. Una prima volta per giustificare i suoi discepoli che non lo facevano, al contrario dei discepoli di Giovanni Battista e i discepoli dei farisei. Possono forse gli invitati alle nozze digiunare quando lo sposo è con loro?
E poi la seconda volta è proprio il brano che abbiamo appena ascoltato. Anche qui Gesù dice: non fate il digiuno per farvi vedere, non fate il digiuno per essere approvati dagli uomini, non vi sfigurate, non vi coprite la testa con la polvere e la cenere, non vestite di sacco, anzi, lavatevi il viso, profumatevi il capo, perché nessuno lo sappia che state digiunando. E il denaro che avete risparmiato con il vostro digiuno, usatelo per la carità, usatelo per condividere con chi effettivamente aveva bisogno di qualcosa. In questo modo il digiuno, così come l'elemosina e la preghiera, serviranno ad avvicinarci alla gioia, a tracciare per noi una strada di felicità, la strada di cui possiamo fare pienamente esperienza proprio nel giorno della risurrezione, nel giorno della Pasqua. Buon cammino quaresimale a tutti.